Apriamo ora un'ampia pagina sul Covid, lo facciamo iniziando con il bollettino di oggi. Per farlo abbiamo in collegamento in diretta da Chieti Gigliola Edmondo, che saluto e che ci parlerà anche di altro. Buonasera. Sì Paolo, buonasera a te e a tutti coloro che ci stanno seguendo su Rete 8 e Rete8.it con Diego Martelli. Ci troviamo a Chieti, alle mie spalle come vedi e come vedete c'è il Policlinico, l'ospedale Santissima Annunziata. Comincio dagli ultimi dati che riguardano la situazione contagi da Covid-19 in Abruzzo. Rispetto a ieri si registrano 241 nuovi casi di età compresa tra 3 mesi e 94 anni su 3.062 tamponi molecolari e 4.228 test antigenici processati. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 37. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 33.558 dimessi guariti, più 438 rispetto alla giornata di ieri. E gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.749, meno 205. Rispetto a ieri, il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari a 3,3%. 491 pazienti, più 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 51, anche qui più 2 rispetto a ieri, con 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva. Gli altri 10.207, meno 211 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Oggi, come avevamo anticipato anche nel corso dell'edizione delle ore 14, due riunioni importanti. Nel pomeriggio fino alla serata la conferenza Stato-Regioni in remoto ha partecipato il governatore Marco Marsiglio all'esame la fase 2 del piano vaccini che è stato aggiornato prevedendo l'introduzione di altre fasce di cittadini per la somministrazione con la priorità verso i soggetti più vulnerabili. La prima sarà quella dei soggetti estremamente vulnerabili per particolari patologie indipendentemente dall'età, le persone tra 75 e 79 anni, poi tra 70 e 74, persone con particolare rischio clinico dai 16 ai 69 anni, quelle tra 55 e 69 anni senza condizioni che aumentano il rischio clinico e poi le persone tra 18 e 54 anni senza aumentato rischio clinico. La vaccinazione di massa partirà da Pasqua in avanti e l'espandersi delle varianti al Covid-19 preoccupa anche l'Abruzzo e questo è stato un tema importante al centro della riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico. Si registra un aumento di casi di coronavirus nell'area metropolitana Chieti-Pescara e con il Covid Hospital al pronto soccorso arrivano tanti pazienti positivi e anche qui al Policlinico di Chieti il tasso di occupazione sfiora il 90%, un quadro preoccupante che potrebbe sfociare in alcuni provvedimenti restrittivi, non è escluso che possa arrivare l'indicazione di istituire zone rosse in aree specifiche. Un'ultima notizia Paolo prima di salutarti ed è quella che è arrivata dalla Regione nel tardo pomeriggio perché nella seduta di ieri la Giunta regionale dell'Emilia Romagna ha approvato una delibera che autorizza l'Agenzia di Protezione Civile a stipulare una nuova convenzione con la ASL Avezzano sul Mona L'Aquila per la realizzazione della centrale 118 all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Quindi si sblocca finalmente l'iter per la realizzazione di un'opera attesa da almeno un decennio quando la Regione Emilia-Romagna mise a disposizione dei fondi per la ricostruzione a seguito del sisma con fondi rimasti bloccati. Adesso quindi questa sarà una opera importante per la sanità abruzzese. Se non hai domande, io ringrazio Diego Martelli e ti restituisco la linea.